Il 7 settembre del 1860 Garibaldi entrò a Napoli, accolto da una popolazione festante. Poche settimane dopo, nella battaglia del Volturno, sconfisse la controffensiva borbonica. Nel mese di ottobre le truppe piemontesi, inviate dal conte di Cavour e guidate dal re Vittorio Emanuele II, varcarono il Tronto e entrarono nel Regno delle Due Sicilie. Con il plebiscito le province napoletane e siciliane entrarono nella Nazione Unita. Anche se il re di Napoli, Francesco II, si difendeva nella fortezza di Gaeta, il Mezzogiorno sembrava destinato, come gli altri antichi stati italiani, a una rapida transizione allo Stato unitario. La realtà fu ben diversa. I borbonici armarono un movimento di resistenza, sostenuto dalla Chiesa e dai propri partigiani delle province, formando gruppi irregolari che diedero vita a una lotta di resistenza politica, sociale e criminale che prese il nome di brigantaggio. Gli unitari italiani saldarono il movimento nazionale al loro forte radicamento nelle province napoletane, utilizzando i temi propagandistici, politici, culturali che tanta forza e successo avevano dato al discorso risorgimentale. La guerra diventò una guerra per il Mezzogiorno. Per gli unitari italiani, tenere il Sud, tenere il Mezzogiorno, significava la definitiva legittimazione dell'Italia unita. Per i borbonici e per i briganti, nel Mezzogiorno c'era l'unica possibilità di esistere come attore politico o soggetto sociale. La guerra si concluse senza sfilate e senza celebrazioni, ma oggi è intensamente presente nel discorso pubblico e nel dibattito italiano. Questo libro vuole raccontare la storia di come unitari italiani, borbonici e briganti combatterono la prima guerra dell'Italia unita.